È uscita di recente dalla casa del grande fratello VIP. Sto parlando di Lori del Santo ed è stata ospite di Verissimo condotto da Silvia Toffanin. E proprio a questa trasmissione Lori del Santo avrebbe detto le seguenti parole: "Non mi pento di nulla, certo è stata una lotta a cercare di apparire sempre carina e perfetta. Non volevo rattristare o condizionare i miei compagni. Al contrario, volevo solo mostrare un lato di me comico e spiritoso. Sono molto determinata, quando mi pongo un obiettivo cerco sempre di raggiungerlo, a volte però è ovvio, si perde nella vita, ma non siamo noi a deciderlo. Quando però dipende da me, se dico una cosa non importa quanto devo soffrire, vado fino in fondo, è il mio carattere." E poi si è parlato anche di amore, delle sue, chiamiamole, situazioni amorose, e avrebbe detto: "In questi giorni ho cercato più volte di non pensare a quello che mi è accaduto, cercavo di pensare ad altro, ora mi sento un po' come in un limbo. E cercherò di starci ancora per un po'. Devo ringraziare il mio compagno Marco perché è stato bravissimo e mi sta vicino. Avere qualcuno nella vita è molto importante." Queste le parole che avrebbe detto Lori del Santo a Verissimo di recente. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Fatemi sapere cosa ne pensate. Questo video non vuole ledere la privacy di Lori del Santo né della sua famiglia, ma solo informare eventuali persone di ciò che avrebbe detto a Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Questo video non vuole ledere la sua privacy, ripeto, ma solo informare eventuali persone. Se avessi detto qualcosa di sbagliato, non mi assumo alcuna responsabilità, dato e considerato che ho utilizzato il modo condizionale. Pertanto escludo su di me eventuali responsabilità penali o civili. Un saluto e al prossimo video da Narratore Italiano.